Tra stranieri in piazza Vittorio Veneto a Paternò, sgomento tra i cittadini che hanno assistito alla scena. Sul posto anche i carabinieri. Emergenza e rifiuti in 200 comuni siciliani a causa della persistente chiusura della discarica di Lentini. Di ieri l'ordinanza del commissario rifiuti, il presidente della regione Renato Schifani, che riapriva l'impianto. Ma l'amministrazione straordinaria stamani ha preferito non dare seguito al provvedimento perché attenderebbe il via libera del GIP. Razionalizzare l'uso dell'acqua per evitare una crisi idrica. Ordinanza sindacale ad Adrano del sindaco Fabio Mancuso per un buon uso dell'acqua potabile. Ad Adrano, convegno il raduno sul cirneco dell'Etna in passerella, il cane simbolo di eleganza legato alla storia della città. Alla scoperta della profondità del mare con immagini suggestive, gli istruttori dell'Associazione Sportiva Daiwan di Aici reale ci spiegano come si diventa un sub. Al Comune di Adrano è attivata l'assistenza dei volontari del Servizio Civile Digitale per la compilazione delle domande per il sostegno delle abitazioni in locazione. A Biancavilla il TAR boccia il ricorso del Comune contro l'installazione di un'antenna di telefonia mobile in via Mogibello. Il PD attacca il Sindaco Bonanno e presenta una mozione consiliare per creare regole locali nella gestione del posizionamento di antenne. Nell'ambito del progetto Top Citrus si sta sperimentando il microinnesto a corona sulle piccole piante di limone per poi verificarne gli effetti. Buonasera, nuova edizione con TVA Notizie, intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano. Oggi pomeriggio, in un'abitazione tra via 4 Novembre e piazza Armando Diaz, nel quartiere dei Cappuccini. I pompieri adraniti hanno messo in sicurezza un balcone dal quale sono caduti per strada Calcinacci. L'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autoscala, non ha causato eccessivi rallentamenti alla viabilità. Ci spostiamo adesso a Paternò. Lite tra stranieri in piazza Vittorio Veneto. Sgomento tra i cittadini che hanno assistito alla scena. Sul posto anche i carabinieri. Sentiamo. Lite tra due stranieri nel primo pomeriggio di oggi in piazza Vittorio Veneto, noto come piazza Sant'Antonio a Paternò. Poche e frammentarie le notizie a disposizione anche dei carabinieri della locale compagnia, intervenuti sul posto con una pattuglia, allertati dai tanti cittadini che hanno assistito alla scena. I militari dell'arma, al loro arrivo, hanno trovato solo un uomo, uno straniero, con regolare permesso di soggiorno, seminudo, in più punti, sporco di sangue. Non chiaro dove fosse ferito l'uomo, nonostante il tentativo di prestargli soccorso, ha rifiutato l'intervento del personale del 118 e di conseguenza ha scelto di non essere portato al pronto soccorso dell'ospedale paternese. Quanti hanno assistito alla lite parlano della presenza di due uomini che si sarebbero picchiati anche con l'utilizzo di catene, ma al loro arrivo in piazza Vittorio Veneto i carabinieri hanno trovato solo il marocchino ferito che in uno stato di alterazione stava urlando anche contro alcuni connazionali che tentavano di calmarlo ed aiutarlo. L'uomo tra l'altro non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai militari dell'arma rispetto all'identità dell'aggressore fuggito dalla zona. Trattandosi di un tipo di reato procedibile solo su querela di parte, i carabinieri non hanno potuto far altro che constatare quanto successo senza poter avviare concretamente un'indagine per capire cosa è realmente successo. Ad assistere sgomenti, vista l'ora di punta, in una zona tra l'altro densamente frequentata, anche numerosi cittadini. Emergenza rifiuti in 200 comuni siciliani a causa della. Persistente chiusura della discarica di Lentini. Di ieri l'ordinanza del commissario Rifiuti, il presidente della regione Renato Schifani, che riapriva l'impianto, ma l'amministrazione straordinaria questa mattina ha preferito non dare seguito al provvedimento perché attenderebbe il via libera del GIP. Sentiamo. Una riapertura Lampo appena 20 giorni della discarica di lentini è la soluzione tampone per arginare l'emergenza rifiuti in circa 200 comuni siciliani, decisa ieri nel corso della riunione, presieduta dall'assessore all'energia Roberto Di Mauro e inserita nell'ordinanza firmata dalla Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in qualità di commissario straordinario per i rifiuti. Transitoriamente, in attesa che vengano completati i provvedimenti autorizzativi, i rifiuti continueranno dunque ad essere stoccati e trattati in apposite aree nell'impianto di lentini, monitorato e controllato dagli organi competenti. L'integrazione documentale fornita dalla Sicula Trasporti ha infatti permesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione di rivalutare positivamente le richieste respinte nel dicembre scorso. Nell'intervallo di tempo di 20 giorni, i titolari degli impianti di Enna, Gela, Motta Sant'Anastasa e Siculiana, che si renderanno disponibili a collaborare, avvieranno il processo di omologa. In questo modo consentiranno l'abbancamento dei rifiuti nei propri impianti limitatamente agli spazi disponibili. Allo stesso tempo verrà definita la procedura che consentirà la prosecuzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti trattati da Sicula Trasporti per l'invio presso altri impianti fuori Regione. In questo modo, ha commentato il Presidente Schifani, evitiamo rischi per la salute pubblica dovuti anche alle alte temperature degli ultimi giorni, un provvedimento straordinario e provvisorio supportato da pareri sanitari e ambientali in attesa della conclusione del percorso che porterà alla riapertura dell'impianto di Lentini. Razionalizzare l'uso dell'acqua per evitare una crisi idrica. Ordinanza sindacale ad Adrano del sindaco Fabio Mancuso per un buon uso dell'acqua potabile. Sentiamo. Il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha emesso un'ordinanza volta a favorire il risparmio idrico potabile e la riduzione dei consumi. Questa misura mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di utilizzare l'acqua in modo oculato e responsabile per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche. Questa misura è fondamentale per affrontare la sfida dell'attuale crisi idrica e garantire la sostenibilità delle risorse idriche nel nostro territorio. Nessuno sottovaluti la gravità della crisi idrica e pertanto si richiede la collaborazione dei cittadini con pochi ma determinanti gesti concreti, dichiara in una nota Fabio Mancuso. La campagna di sensibilizzazione si legge nella nota allo scopo di coinvolgere i cittadini nell'adozione di pratiche responsabili per il risparmio idrico e le azioni a cui la cittadinanza è invitata ad osservare prevedono Utilizzare sistemi temporizzati per l'irrigazione a goccia, innaffiare, se proprio è indispensabile farlo, le piante del tuo balcone o giardino la notte, non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio dei veicoli privati e in ogni caso utilizzando il secchio anziché il getto continuo, non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali e non utilizzare l'acqua potabile per alimentare fontane, ornamenti, vasche e piscine. Ad Adrano convegno e raduno sul Cirneco dell'Etna in Passerelle, il cane simbolo di eleganza legato alla storia della città. Vediamo. Il Cirneco dell'Etna, cane simbolo di eleganza legato alla storia di Adrano, è stato l'autentico protagonista di un convegno e di un raduno che si sono svolti fra Palazzo Bianchi e la Villa Comunale di Adrano, su iniziativa della Società Amatori Cirneco dell'Etna, Comune di Adrano e Sicilia Antica. Prima una conferenza a Palazzo Bianchi per parlare con esperti della storia di questo cane e di come si è sviluppata nei secoli, poi tutti alla Villa Comun in passarella, ovviamente, lui, il cirneco dell'Etna, razza nobile dal fiuto speciale. Esperti giudici come Giambattista Guffanti hanno esaminato, nei minimi particolari, tutti i cani partecipanti per l'attribuzione dei punteggi in vista del concorso. Alla fine ha vinto come migliore razza Dario, cane cirneco dell'allevamento antichi, ma la razza di Mascalucia, di proprietà di Antonio Pompeo. Cirneco è il nostro, è di Adrano, è stato selezionato qua in Adrano e dobbiamo essere orgogliosi perché una delle 18 razze italiane in tutta Italia, ci sono 18 razze riconosciute, una è di Adrano, di Adrano selezionata qua. E quindi la mia associazione Sicilia Antica valorizza tutto quello che è culturale eh, in relazione appunto alla, alla propria città, al proprio territorio. Ovviamente è dell'etna, quindi ancora di più interessa anche eh, tutta la Sicilia, insomma, in qualche modo, perché la razza è diffusa in tutta la Sicilia ed è una delle razze più antiche, fra l'altro, eh, che ci sono uh, in Italia, se non la più antica. Ci sono state 36 iscrizioni di soggetti che stanno partecipando a questa manifestazione, che è importante perché nel piccolo un ratuno nazionale per l'acquisizione del certificato di abilitazione al campionato quindi i soggetti che vinceranno oggi saranno abilitati a poter andare a fare il campionato italiano quindi è un intervento un evento importante c'è molta partecipazione i cani sono venuti da tutta la Sicilia è una manifestazione che ha dato un po' di lustro a questa razza cerneco dell'Etna che possiamo dire che è nata ad Atrano tanti secoli fa fra Adrano e Paternò, fra la donna Agata Paternò dei Duca di Carcaci, fra la selezione che lei ha fatto, oggi abbiamo dei soggetti che sono veramente importanti. Lei è un allevatore di Cernechi da oltre 60 anni, ci spiega le origini del Cerneco dell'Etna legate ad Adrano, perché lei ha studiato questo fatto. Certo, certo perché il Cerneco dell'Etna è probabilmente è giunto, è arrivato in Sicilia circa nel 800-900 a.C. A seguito del, dei commerci dei fenici, quindi non solo in Sicilia ma in tutta la costa eh, meridionale del, dell'Europa, quindi in Spagna, in Grecia, eh, si è inoltrato fino alla Francia addirittura. Eh, però in ciascuna di queste regioni dove il Ceruleco è arrivato si è adattato all'ambiente in cui eh, doveva vivere e nel corso dei secoli si è trasformato leggermente. In Sicilia è diventato il Ceruleco della lettera, razze le, simili le abbiamo in Spagna, che prendono il nome di Potenco, ma sono talmente simili al cenoteco che alcune volte si fa addirittura una fatica a distinguere l'uno dall'altro. Adrano è stato il fulcro della civiltà della Magna Grecia in Sicilia e ci sono tantissime monete che sono state coniate ad Adrano dove da una parte c'era l'immagine del dio Adrano che personificava il vulcano dall'altra parte l'immagine del cenoteco, tanto che e si pensava il Ciseco, è uh, un danno assurdo come cane, e, il cane degli idei. Noi giudici giudichiamo tutti: prima l'espressione che tutte le razze devono avere, poi si guarda la perfezione e le proporzioni della testa, per ultimo si guarda il movimento, che ogni razza ha un movimento particolare che e, e deve essere consono della de razza che, che stiamo giudicando sì, eh, parliamo del cinema dell'epoca cosa ha del... in particolare questa razza rispetto alle altre ma questa razza che ha in particolare è proprio la sua espressione cioè la, la, sua, la sua testa è una testa unica per proporzioni espressioni portamento dell'orecchio poi poi eh, Posso dire che ha un, 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 un gran bel collo di, di, giusta di, di giusta lunghezza e forma, con un tronco molto compatto, con un colore particolare, con un movimento unico che è un movimento a brevi passi, non è un movimento diciamo, di allungo, ma a brevi passi piuttosto saltellato. Lei che è un giudice sapeva che la città di Adano è legata al Cirneco dell'Etna? No, l'ho scoperto in questa occasione. Per me oggi giudicare questo Roduno è, è per me mi fa tanto onore via. Perché è nella patria del Cirneco dell'Etna? Sì, e, e, e oggi ho saputo che il Cirneco dell'Etna è nato qui. Oggi, ma io arrivo a Pointer. E, e, non sapevo tutti particolare. da dove arriva? Da come. Parliamo di allevatori del Cirneco, Nerina Aiello, il papà in questo momento è il più diciamo, importante allevatore di Cirnechi dell'Etna esistente a 91 anni. Parliamo della vostra storia. Eh, sì, l'allevamento papà è il titolare dell'allevamento del Gerso Bianco, in questo momento come allevatore è il più antico vivente. Ce ne sono stati anche tanti altri. Lui ha iniziato senza um, l'affisso del Gesso Bianco perché sembra mandato a caccia col Cirneco, ma um, comunque all'affisso del Gesso Bianco nel 1971. Ha cominciato con dei cani ovviamente non iscritti perché allora non avevano il pedigrino, ma um, ne, si è portato avanti da qualche primo, um, prima um, cucciolata che ha cominciato a fare con dei cani non, non iscritti fino ai, ai giorni oggi. Ai giorni alla scoperta della profondità del mare con immagini suggestive, gli istruttori di corsi subacquei dell'Associazione Sportiva Daiwan 10 Reale ci spiegano come si diventa un sub. Vediamo. Immagini straordinarie, uno spettacolo che arriva dalla profondità del mare, qui la natura offre scenari davvero incantevoli perché è un altro mondo. Lo sanno bene chi pratica il mondo della subacquea e si immerge nel regno sottomarino. Siamo nel mare di Acireale, nella costa ionica siciliana, a fornirci queste splendide riprese l'associazione sportiva dilettantistica da Ivonne, che si occupa di corsi subacquei di tutti i livelli. E che opera all'ombra dello storico faro di Capomolini, ci spiegano come si diventa un sub dalla preparazione sino all'immersione. L'attività che svolge la nostra associazione sportiva dilettantistica è quella di mh, rilasciare brevetti subacquei di tutti i livelli, eh, per tutte le età e soprattutto per... Chiunque. L'attività subacquea fatta con consapevolezza e soprattutto con, attraverso un'istruzione, attraverso un corso per il rilascio e il conseguimento di un brevetto è eh, adatta a tutti quanti, dai bambini degli 8 anni in poi a 99 anni, eh, anche per i diversamente abili. Ed è un'attività eh, molto gratificante, molto appagante e anche un'attività. Paradossalmente nonostante l'attrezzatura che andiamo a, a supportare per fare questa immersione è un'attività che è molto rilassante. Eh, noi ci diciamo che può essere a tratti anche terapeutica, ok? Però dicevo, ripeto, è un'attività che ha bisogno di preparazione, di una teoria eh, e di una pratica molto dettagliata e curata e attenzionata per la conoscenza delle attrezzature che si vanno ad utilizzare e soprattutto per sapere. E avere consapevolezza di quello che succede anche a livello fisiologico durante l'immersione. Ecco, tra poco voi entrerete in mare, ma prima c'è ovviamente un'attività di preparazione. Abbiamo visto ecco, le persone che tra poco entreranno in mare. Ecco, parlava prima di, diciamo, di attrezzature: cosa occorre ad un subacqueo per andare sotto il mare? Allora, per, una, per un, un subacco neofita che si approccia alla nostra associazione eh, sostanzialmente basta il costume perché l'attrezzatura eh, l'associazione la, la, la dà da noleggio. E... Ha bisogno di un'attrezzatura però sempre ben tenuta, revisionata, quali, eh, non so se avete già fatto un video, abbiamo, noi ci immergiamo con delle bombole, le bombole vanno revisionate, eh, abbiamo delle attrezzature, gli autorespiratori che devono essere sempre revisionati, sempre mantenuti in perfetta efficienza perché andiamo in un altro mondo e ci dobbiamo approcciare con, molta, con molto rispetto che il mare è bellissimo però pretende tanto rispetto e i nostri allievi come quelli di oggi che stanno facendo un corso li, eh, li educhiamo anche al rispetto e alla salvaguardia del mare perché il mare è vita e quindi gli insegniamo il rispetto a non toccare gli esseri che vivono sott'acqua, a fotografarli fotografare e divulgare con i mezzi che abbiamo a disposizione per far conoscere le meraviglie che ci sono sott'acqua, perché andare sott'acqua è come andare su un altro mondo, perché quello che c'è giù, sopra, non ce l'abbiamo. E soprattutto la sera mi diceva... Eh, di notte i sottofondi marini offrono uno spettacolo incantevole. Esatt esattamente, La, mh, per molti di noi l'immersione subacquea in notturna, ovviamente con le dovute eh, accortezze, al crepuscolo diciamo noi, quindi le immersioni crepuscolari, eh, con una torcia eh, efficiente, una torcia di riserva, eh, ricordiamo sempre di andare minimo in due perché è bello andare sott'acqua, però avere un compagno aiuta uno a, a condividere, a, ve, a vedere e a godere delle bellezze che si vanno a vedere, ma si può avere anche un crano, un compagno ci aiuta a, a risolvere eh, questo piccolo problema che pot si potrebbe anche verificare. E ricordiamo, ricordiamo che eh, sott'acqua c'è un bene inestimabile che è la vita, abbiamo detto, eh, sono tanti bei pesci e cerchiamo sempre di salvaguardarli con, anche con una pesca eh, responsabile, e, e mh, sempre fatta nei, come dice la legge. Sentiamo eh, Dario Zappulla che fa attività subacquea da circa. Dieci anni, parliamo intanto di profondità. Qui ad esempio a Capomolini a quali profondità vi immergete? E diciamo che la profondità dipende sostanzialmente dalla tipologia di brevetto che, che si possiede, quindi più si va avanti negli step più si ha la possibilità di scendere sempre nei limiti comunque della subacqua ricreativa. Ma c'è sempre un limite? Certamente sì, è sempre dettato dal, dalla tipologia di brevetto che si acquisisce. Io per esempio ho iniziato con un brevetto open e poi non mi sono più fermato fino ad arrivare a livello rescue. Quindi anche in inverno noi andiamo, scendiamo, aumentiamo ovviamente diciamo le mute che noi possediamo, quindi ci rendiamo sempre più, eh, come posso dire... Mh, i tetti diciamo, della temperatura dell'acqua che ovviamente in inverno diventa sempre più rigida, ma non ci fermiamo settimanalmente, andiamo ovviamente, poi c'è sempre il mare che è quello che comunque alla fine ci può fermare, non il tempo ma le condizioni del mare. Senta cosa spinge una persona a immergersi e quindi ad amare queste attività sotto il mare. Ed è proprio l'amore per il mare e la curiosità di vedere poi cosa c'è sotto, perché ovviamente, avendo un amore per qualcosa, poi si tende a cercare di scoprirlo sempre più nel, nel dettaglio, ovviamente. Al Comune di Adrano ho attivata l'assistenza dei volontari del Servizio Civile Digitale per la compilazione delle domande per il sostegno delle abitazioni in locazione. Vediamo. Supporto e assistenza dei volontari del servizio civile digitale del Comune di Adrano per la compilazione e l'inoltre della richiesta per il sostegno all'accordo delle abitazioni in locazione. Questa è la nota del Comune di Adrano con cui comunica l'avvio dell'assistenza ai cittadini per la preparazione di una domanda. Riguarda nella sostanza il fatto che l'assessorato regionale alle infrastrutture ha pubblicato il bando relativo al sostegno economico integrativo per i conduttori in locazione. Gli interessati dovendo presentare la richiesta di contributo solamente in modalità online. Tramite l'identità digitale SPID, hanno la possibilità di poter usufruire della disponibilità dei volontari del Servizio Civile messo a disposizione dal Comune di Adrano. Il servizio sarà svolto da lunedì al venerdì presso la Biblioteca Comunale di Via San Piero. Dalle ore 9 alle ore 12. Inoltre, il Comune di Adano avvisa che le domande debbono essere inoltrate su specifica piattaforma entro le ore 18 del 13 settembre 2024. Andiamo adesso a Biancavilla dove il Tar boccia il ricorso del comune contro l'installazione di un'antenna di telefonia mobile in via Mongibello. Il PD per bocca della consigliera comunale Melissa Pappalardo attacca il sindaco Bonanno e presenta una mozione consigliare per creare regole locali nella gestione del posizionamento di antenne. Vediamo. La consigliera comunale del Partito Democratico di Biancavilla, Melissa Pappalardo, ha presentato lo scorso 25 maggio una mozione per l'istituzione di un piano di localizzazione delle antenne per telefonia mobile. La proposta nasce dalle preoccupazioni dei cittadini riguardo agli impianti sulla salute derivanti dal posizionamento di antenne. Il TAR di Catania ha recentemente respinto un ricorso contro l'installazione di un'antenna, sottolineando la mancanza di documentazione da parte del Comune riguardo la apertura di un asilo nido e quando si legge in una nota a firma di Melissa Pappalardo. La mozione chiede di creare regole locali per gestire la costruzione delle antenne, posizionandole lontane da abitazioni ed edifici pubblici e di installare centraline per monitorare le onde elettromagnetiche emesse. In attesa dell'approvazione del piano continua la nota di Melissa Pappalardo. Si chiede la sospensione delle nuove autorizzazioni per antenne. Inoltre sarà avviata a breve una petizione popolare contro l'installazione indiscriminata di antenne. Nell'ambito del progetto Top Citrus si sta sperimentando il microinnesto a corona sulle piccole piante di limone per poi verificarne gli effetti. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio a cura di Gianluca Virgilito. Ci troviamo in una delle sedi dei vivai in Broggiano per parlare, tornare a parlare del progetto Top Citrus. Parliamo dunque di limoneti, in questo caso oggi seguiamo quella che è una pratica del microinnesto a corona, ci facciamo spiegare proprio dal diretto interessato come si procede a questa pratica e perché è utile proprio in ottica del progetto Top Citrus. Il vivaista si assume soprattutto degli impegni Ovviamente collaborativi senz'altro con eh, le istituzioni diciamo, di ricerca, ma altrettanto è la base nel programmare, nel coltivare con attenzione un percorso produttivo che dall'assieme porta all'innesto e, e conduce. Diciamo, una collaborazione, ripeto, su queste varietà che sono ovviamente importanti a poterli offrire a un mercato e a un consumatore sempre più eh, attento all'eccellenza diciamo, che noi possiamo altrettanto dare. Questo progetto Topi Citrus è un progetto che devo dire dà l'opportunità, un aiuto soprattutto a un'organizzazione che completa questa filiera, che parte dal vivaio fino all'aspetto di ricerca, di eh, parte giustamente legata anche alla commercializzazione, agli obiettivi che si raggiungeranno in questo paniere sostanzialmente organizzativo. Questo è, è fondamentale perché. Eh, questi progetti ripeto sono un po' la forza nel portare avanti soprattutto questa ricerca dei vecchi cloni che noi abbiamo ovviamente vantato nei tempi che per cause di problematiche di natura di virosi e problematiche di altra natura eh, di vari ceppi di malattia che hanno compromesso queste vecchie varietà e naturalmente l'obiettivo di recuperare queste vecchie varietà, ri, risanarle e, e seguire un po' questa linea è un obiettivo, lo ritengo molto vincente per la stramaggioranza dei produttori che giustamente ruotano sul territorio della nostra provincia di Catania sostanzialmente. L'innesto la procedura è molto semplice, noi pratichiamo un innesto cosiddetto a corona, Permette alla pianta una, un taglio netto nella parte eh, rispettando un'altezza media, che è diciamo, la formazione dell'albero diciamo, che va circa da 40 a 50 cm il portainnesto. In questo caso in questo momento ho dell'aranciamaro che innesteremo del limone. Naturalmente l'innesto cosiddetto a corona permette di facilitare una praticità che oltretutto. Da una percentuale di, eh, diciamo di attacchimento all'innesto. Una volta si usava molto la gemma, la cosiddetta gemma. La corona ha una funzione molto importante che va a ramificare. Delle gemme, sono più gemme nello stesso marza, perché la marzetta ha più occhi, così so dire occhi in gergo nostro. Eh, le cosiddette gemme che vanno ad aprirsi al momento in cui parte l'innesto dopo un ciclo che varia intorno dal momento in cui innestiamo passano circa un 20 giorni-25 giorni e la fuoriuscita delle gemme giustamente permette una biforcatura a formazione già dell'albero proprio in una prima impalcatura. Adoperiamo questa pellicola perché ci facilita nei periodi, in questo caso siamo un po' inoltrato perché l'innesto si pratica preferibilmente tra il mese di aprile e maggio. Siamo un po' in ritardo, ma soprattutto è eh, un obiettivo è legato a questo progetto, ci siamo ritrovati in questo momento, però usiamo questa pellicola biodegradabile che favorisce l'attacchimento dell'innesto facendo fuoriuscire le gemme, ovviamente perforando questa pellicola che facilita molto il vecchio sistema eh, che si usava il sacchetto, il sacchetto di, di nylon, di carta e così via. In questo caso questa operazione è molto uh, sbrigativa, molto pratica e molto fattibile nella percentuale dell'attecchimento. Per noi è una tecnica già collaudata, è una tecnica molto valida che ci permette di, di adoperarla diciamo, soprattutto nelle fasi un po' inoltrate al periodo di innesto. Informiamo i nostri telespettatori che questa sera, subito dopo il Tg, andrà in onda un redazionale sulla festa dello sport organizzata dal Comune di Adrano. Oggi i riflettori sono puntati sulla palestra Ampi Dense. Con questa notizia si chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre che potete seguire la nostra informazione anche sul nostro sito internet tvasicilia.it e sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram e X. Da parte mia è tutto. Grazie per la cortesa attenzione. Una buona serata.